sembri maniaco che ci provi con tutti o sembri asessuato. Io ti faccio scegliere la meno peggio. Mi vedo fra i suggerimenti questo Sebastiano Serafini. Che cazzo è questo? Può esistere l'amicizia a distanza? Ma certo che sì! Ce lo dimostrano Seba e la sua migliore amica Martina, coi loro 10 anni di amicizia, tra Tokyo, Los Angeles, Trento e Livorno. Non ci siamo mai visti nello stesso posto. E voi non fate i pigri solo perché un amico abita dall'altra parte della città, su! Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di amicizia international. Allora, adesso vi racconterò la storia di me e la mia migliore amica, proprio vi dico. Ovviamente non avevamo idea, siamo appena usciti dal ristorante e siamo anche un po' ubriachini, sì. Però vi ho detto, facciamo il video lo stesso. Vi presento Martina, appunto. Così non dico il cognome. Beh, spiego, sennò sembro paranoica. È tutto il giorno che in ogni video che facciamo dice il mio cognome. Cioè, beh, scusa, perché allora... dico, è una bella ragazza, è single. Quindi ho detto, perché non proporla, sai, magari qualcuno che... Cioè, quindi se mi volete aggiungere su Facebook, chiedete il mio cognome a Seba, tanto ormai mi sta sponsorizzando. Bene, no, cosa volevo... Allora, volevo dire che l'amicizia va ben oltre le distanze, perché c'è gente che non crede che l'amicizia possa andare oltre le distanze. No, però è vero, perché voi dovete sapere che noi ci conosciamo da 10 anni, quindi da quando eravamo teenager. Yeah. Yeah. Tipo da quando avevamo tipo 12 anni e praticamente noi ci ora va in terra. Comunque noi ci siamo conosciuti che lei faceva anche la cosplayer. Io mi ricordo che io vedevo le tue foto, oh mio Dio che cosplayer, perché io ancora ero molto piccola. Ah, finissimo. E infatti lei faceva Sakura e tutte queste cose bellissime. E poi noi ci siamo incontrati, dopo esserci incontrati a Rimini, ci siamo incontrati, pensate, a Romix anche, ci siamo incontrati, ci siamo dimenticati. A Romix in realtà per qualche secondo. Quindi se volete andare a buone proposito con Seba, nel 2000... proponetevi in cosplay. Poi ci siamo incontrati in Giappone. In Giappone mi ha fatto la guida a Tokyo. Ho fatto la guida a Tokyo perché voi dovete sapere che chi mi vuole come guida a Tokyo, lei è stata la superstite, la cavia delle cavie. E com'è stata la mia guida a Tokyo? Com'è stata? Visto? Com'è stata la mia guida a Tokyo? Bella. Mi sono divertita un sacco. E poi ci siamo rivisti. Abbiamo fatto quelle foto strane, no? Poi vi metteremo nel video le foto, sono bellissime. Sì, beh, ma... abbiamo fatto delle puricura che praticamente hanno fatto incazzare, hanno fatto incazzare il suo ex moroso. Sì, ma poi te mi hai mandato un messaggio, cioè, che ha fatto incazzare ancora di più. Ma scusa, il mio ex possiamo chiamarlo testa di cono per no, non chiamarlo, chiamalo Mister No. Guarda, ti assicuro, chiamano Mister No, del Momo Tigre, fidati. Ok, questa è esimia testa di cono. Quando io sono tornata dal Giappone si è messa a leggere le mie conversazioni, perché una lascia il computer acceso e uno si va a leggere giustamente i cazzi della sua ragazza. Giustamente. Beh, io non ho mai... E ha visto una conversazione lui che mi diceva: dai, ma perché stasera non usciamo da soli? Io non mi ricordo, io non rammento. Ma non era niente di porno, che? Infatti. Semplicemente io partivo il giorno dopo. E infatti siamo diventati molto amici. C'erano anche i miei con me e lui voleva passare una serata da solo con me per salutarmi. Cosa tranquilla. Hai detto così? Sì, ma ho capito, cioè... avevo anche prenotato l'hotel, cioè avevo le rose e lo champagne. Ma no, no, però sembra così. Cazzo, mi sono perso le rose con lo champagne. Cioè mi voleva salutare. Sì, esatto, in modo comunque carino. Perché quando sei piccolo e ci sono i genitori, di tanti argomenti non ne perché puoi eravamo parlare proprio d'imbarazzo. Piccoli. Sì. Cioè, e quindi mi aveva detto, ma non ci possiamo vedere da soli, parliamo un po' e tutto. Io gli facevo, no, ma non mi sembra il caso. Però... lui sapeva che il mio non mi sembra il caso era perché il volo mi partiva presto il giorno dopo. Esatto. E io gli dicevo, tanto lo sai come va a finire, facciamo tardi. Questo quando ha letto le conversazioni, sei una zoccola, mi hai fatto le corna. Ma non è vero, ma... sfigato. Io mi sento il capo degli sfigati. Tipo, datemi la corona dello sfigato. Comunque praticamente io e lui non si sa perché perdiamo i contatti. Esatto, abbiamo perso i contatti comunque per un motivo o per l'altro per tipo 7 lunghi anni. In cui lei si è data al doping. Io l'ha però data mi sono tutta... preoccupata quando è venuto, cos'era, lo tsunami. Ah qualcosa. Sì? Pensavi che... perché lei non si è dimenticata il mio cognome. Non mi ricordavo il suo cognome. È vero. Cioè ho provato a rintracciarlo ma non mi ricordavo come si chiamava. E non sapevo neanche a chi chiederlo, perché a parte sta ragazza che non vedevo spesso, Ginevra. Non mi ricordavo. Cioè anche lei ha dimenticato il mio nome, probabilmente. No, non credo. Poi un bel giorno. Un bel Dio, una spada della roccia. Io mi ero trasferita in Inghilterra per studiare. Esatto. Quindi non ero neanche più in Italia. E lui viveva, continuava a vivere in Giappone. In Giappone, a fare la vita da. A un certo punto mi. Mi vedo fra i suggerimenti questo Sebastiano Serafini. Che cazzo è questo? Anche figo. Faccio, ma io lui lo conosco, mi ha fatto da guida a Tokyo. Ah, ok. E lì mi è tornato in mente un suo messaggio dove anni prima mi aveva scritto: ma sai che mi ha fermato
un talent per strada e praticamente adesso voglio entrare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Mi ha ingaggiato una casa di moda. Vedi? E io ho fatto 2+2 e ho detto, vabbè, ma forse è lui. Mi ricordo che aveva il cognome con la S, cioè c'è stato proprio il lampo di genio, ho fatto, ecco cos'era, era qualcosa. È diventato con la un S. cantante. E tu hai capito che io sono diventato gemelle hologram. Ma certo. Come finalmente dopo 7 anni ho coronato il mio sogno. E allora da lì io gli ho scritto, e te però specificavo che di solito non ti carichi i messaggi perché... No, io non, no, ma no, devo dire che non è che non carichi i messaggi, perché veramente la maggior parte delle cose che mi arriva su Facebook, guarda, fa ridere, ma mi arrivano un sacco di... Proprio di tutto mi arriva, ma te no? No, sinceramente no, so, io mi farei due domande. Cioè, ma io non lo so, ma io faccio video sul Giappone super family friendly, perché devi mi devi... provare a fare video su... Magari ti arrivano foto del Giappone. Sì, infatti mi dicono, mi puoi spiegare come si prende il visto? Cioè, quindi amicizia, quindi vabbè, allora ci siamo rincontrati e quindi hai rivisto no, queste vabbè, foto. Spieghiamo. E gli ho scritto. E mi ha scritto. E io lì avevo pensato che lei era tutt'altra persona. Io ero in Inghilterra, rientrata dall'Italia, ero sul volo che stava rientrando dall'Italia. Madonna, quando quanto... sono atterrata in Inghilterra mi arriva un messaggio di lui. Io avevo scritto, ma cioè, sei il ragazzo che ho conosciuto in Giappone più o meno 7 anni fa? E te pensavi che fossi un'altra persona? Pensavo che fosse un'altra cosplayer, che però non era amica mia, era una che tra l'altro era andata a dormire a casa sua perché dovevamo la gara il giorno dopo, ma eravamo piccolissimi. E poi mi ci si era infilata nel letto, quindi ho detto, ma no, ancora non questo. Detto che se volevo potevo infilarmi nel bagno con lei, wow. Ci siamo riviste, allora gli ho chiesto, cos'è che ti ho chiesto la prima volta? Vuoi essere nel mio video, tipo dopo due giorni? Sì, mi contatta e mi fa, senti, ti volevo chiedere, io al momento casualmente sono in Italia perché sto facendo un video musicale. Ma è vero? Bella che ti ricordavi anche che avevo studiato recitazione. Quando ho collegato Carita, te, allora io mi ricordo, perché io devo dire che ho una memoria abbastanza E allora e io gli ho fatto una pazzia e gli ho detto va bene, vengo ti in vengo Italy. A trovare e... Sembra una bellissima storia d'amore, però ha purtroppo non c'è mai stato. È vero, cioè mai. C'è stato qualche flirtino qua e là, ma non è mai sbocciato nella storia d'amore, per ora perlomeno. Quindi vediamo la seconda detto... parte e cambiamo i vestiti. Vabbè, facciamo una cosa. Finisco gli esami e vengo. 2 settimane dopo io ho preso il mio bellissimo aereo da Leeds e sono andata... E sei venuta in provincia di Trento. Ok, diciamo che Seba abita in un posto che vicino Trento è difficilissimo da raggiungere. Vi dovrete fare 40 minuti su una specie di pulmino che vi porterà... in montagna. Una collina, sulle hills, Serafini Hills. Io non lo vedevo da 7 anni. Sì. Però ci stavamo sentendo per telefono tutti i giorni. Sì. Perché io tengo molta compagnia. E gli mando un messaggio con scritto: ma io come faccio a riconoscerti? Ma cazzo, ero uguale. È vero, il male è stato quello. Che praticamente scendo dalla corriera e mi trovo davanti lui, identico a 7 anni prima. Cioè, e io lì. Perché sono invecchiata solo io? Ma non è vero, ti sei tenuta bene anche te. Però devo dire che ci hanno lavorato un team di esperti. Li voglio anch'io. E lì è... boh, e lì vabbè, hai fatto il video, ti sei divertita, abbiamo fatto il video. Poi non con cose divertenti del video, tipo essere ruzzolati dalla montagna, io con i tacchi, lui che mi tirava. Però devo dire che il video di Escape to Infinity sono... e anche di Higher, se non ve lo siete visti andatevelo a vedere perché Martina ha recitato benissimo. Ha avuto anche proposte in India per lavorare. No, aspetta Seba. Allora praticamente quando sono andata in India, questa cosa non verrà detta in inglese. Vabbè, questa è un'altra storia. Poi dopo da lì ci siamo rivisti a Los Angeles 2 settimane che mi sei venuta a trovare. Ci siamo allenati come porchi. Poi ci siamo rivisti a Roma. Parliamo, l'anno allora scorso. Vi spiego una cosa. Se fate amicizia con Seba e Seba vi dice no, veramente ragazzi, lo dico per voi, se Seba vi contatta e vi dice preparati, ho intenzione di fare tanto tanto esercizio fisico,
non intende sesso. Seba ma intende non dire queste cose qua che mi fa sembrare assessuato, che non è vero. Allora deciditi, o sembri maniaco che ci provi con tutti o sembri assessuato. Io ti faccio scegliere la meno peggio. Ok, beh allora scusa. Comunque in alcuni casi eccezionali Seba intende anche l'attività sessuale. Ma se succede fra le 6 e le 8 la mattina probabilmente intende la palestra. Vabbè a me piace andare in palestra, che ci posso fare? Sì, però se dice una ragazza così una... rimane un attimino interdetta e pensa, ma lui mi aveva detto, mi vieni a trovare a Los Angeles, mi trasferisco. E da lì io gli ho detto, senti, non ho soldi, non ne ho tanti perché ero fuori a studiare, giustamente, io ero in Inghilterra, lui in Giappone. Cioè che... Mi ti avevo detto anche che te lo pagavo, se volevi dire. Io non volevo. Vabbè, comunque. E gli ho detto, facciamo una cosa, se trovo il volo, a meno di 200 euro vengo. E ha trovato un volo a 150 che per... euro. A 150 euro, cioè dall'Inghilterra a Los Angeles a 150 euro. L'unico volo l'hai beccato te, secondo sì, me. Ma infatti ho detto, non ci sarà mai, poi sotto Pasqua, io 150 euro. Va bene, vengo. Beh, la prossima volta mi sa che devi tornare a Tokyo. Comunque, poi ci siamo rivisti un anno dopo a Roma. Per cos'è? Noi non ci per siamo Roma? Mai visti nello stesso posto. Mai. 11 anni di amicizia e non ci siamo mai visti nello stesso posto. È vero. Trentino, Tokyo, Los Angeles. Roma, Rimini. Roma, Rimini. Firenze, Pisa, oggi abbiamo fatto tutte. Livorno. E vabbè, comunque no, questo è un messaggio positivo per dirvi che comunque l'amicizia va ben oltre il tempo e lo spazio temporale. Abbiamo attraversato malattie. È vero. Abbiamo attraversato relazioni finite. Disperazione. Disperation. Pianti a distanza. Aborti. No, aborti un cazzo, quello no, eh. Eredità, sequestro di persone, sacco di avventura anoressia, bulimia. Di avere l'amica dispersa in India. Sì, alopecia, tutto l'abbiamo fatto. Tutto. Cioè, tutto questo perché quando le persone ci dicono no, ma non posso stare con questa persona perché è troppo lontano, oppure una mia amica deve trasferirsi, non è che così il rapporto va in crisi. Ma devo dire, cioè, che secondo me sia l'amicizia che l'amore, se i sentimenti sono veri, in qualche modo troveranno il modo di... Wow, frase filosofica. Questa me l'hai detta te, fra l'altro. Oddio. Una volta che io ero in crisi, che piangevo in Inghilterra. Dimmi. Cioè, in realtà, tante volte è più lontana una persona che hai vicino fisicamente di una che è fisicamente tanto distante. Che canzone stavo scrivendo quel non giorno? Non stavi scrivendo, ma puoi usarla per una canzone. Ok, se volete questa canzone scrivetemela nei commenti. Ora wow. Voglio la canzone sull'amicizia. Sì. Ma questa vale anche per l'amore. Ma in realtà l'amicizia e l'amore sono anche molto vicini in certo qual modo. Perché alla fine, cioè alla fine se una persona ti tocca, no! No, però è vero, però è vero. Comunque, stavi dicendo una cosa interessante. No, però persone ti possono toccare in qualche modo, perché tu considera quanti miliardi di persone siamo sulla Terra, e se una persona, anche che vive lontano, riesce in qualche modo a toccarti, riesce secondo a me, scappare e riesce a farti, a farti nascere delle certe emozioni che possono essere amicizia, che possono essere amore, che possono essere qualunque cosa, secondo me alla fine la distanza alla fine è relativa. Perché poi alla fine tu puoi, io ti puoi trovare in una città come Tokyo che ha miliardi di abitanti e magari non c'è nessuna persona che riesce a scaturire in te queste... insomma sensazioni, quindi alla fine non sono tante le, ma perché comunque secondo me alla fine siamo come tanti pezzi di puzzle e alla fine siamo combinabili con determinate persone, quindi se c'è il tuo pezzo che si combina bene, cioè alla fine, cioè che può, veramente cioè, può essere la famiglia, l'incastro giusto, infatti in può essere ovunque, però quando lo trovi fatene tesoro, sì. Quindi tenete le vostre amicizie, tenetevi strette la famiglia, se avete la famiglia che fa per voi, oddio non parlo per tutte le persone. E soprattutto buttatevi, e non dite che è per i social, perché adesso è facile, c'è Instagram e tutto. I miei nonni, quando si sono fidanzati, mio nonno si è trasferito in Belgio, sono stati 6 anni fidanzati a distanza. Prima di sposarsi e si scrivevano lettere bellissime, le lettere non è che arrivavano in 2 giorni. Mia nonna che bello, sai cosa manca però in questi anni secondo me, da quando si sono sviluppati i... Eh? No, stiamo, vabbè, stiamo lavorando. Scusa. No, ma è una minchiata comunque. Vuoi prendere qualcosa bello? No, cosa? Grazie. Cartine fit. Non fuma. Cartine non fuma. Vabbè, dagli 2 euro e basta, non prendiamo niente. Bene. Grazie davvero. Così. Ciao. Iscriviti al canale. Ciao. Niente. Vabbè, anche lui si è iscritto al canale, immagino, okay. Adesso va proprio subito a iscriversi. Adesso vi facciamo vedere. Ciao, che... Sebastiano Serafini in Giappone. Adesso vi facciamo vedere che l'amicizia è anche condividere la sofferenza, perché ora lui tirerà sulla telecamera e vi farà vedere come cavolo ha fatto questo video. Che io sono ripiena come un tacchino, abbiamo cenato fuori. No, mio Dio, guardate come sono alto. Guardate che bella, questa è la Venezia di Livorno. Tirami su perché io non ce la faccio più. Vedete, l'amore è... l'amicizia è... Oddio, santissimo. Bene, direi che possiamo concludere questo video sull'amicizia filosofico. Aspetta, devo fare una cosa che fai sempre nei tuoi video. Lasciamelo fare, prego. Ciao, ci vediamo domani. Iscrivetevi a questo canale. E ci vediamo con un nuovo video alle 2.
faccia. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.